Oggi risponderò alla domanda: dov'è il paradiso? Il paradiso è dovunque ci sia bene, non ci sia male, e dovunque non ci sia sopraffazione, dovunque non ci si senta estranei e concorrenti. Quindi il paradiso può essere ovunque queste caratteristiche ci siano: una caratteristica di familiarità, di sentirci tutti come una famiglia e non come estranei e concorrenti. Oggi è il 7 novembre 2012, Gennaro Gelmini, vi faccio vedere qualcosa da Luino. Luino è in provincia di Varese e comunque potrebbe essere un posto qualunque nel mondo, perché il mondo è bello così. Faccio vedere Lago Maggiore, 7 novembre 2012, zoomiamo, questa è la sponda piemontese con tutti i paesini. Fino più a sud verso Germignaga, siamo in provincia di Varese, a Luino, sul Lago Maggiore, che tutti bene o male ne avranno sentito parlare di questo lago. Fino ai monti della Svizzera. Di là c'è Locarno, dietro quei monti, e quei monti sono i monti della Svizzera, quelli innevati, con la neve. E di qua, proseguendo, si possono ammirare i monti sopra la città di Luino. Paradiso, volendo, non è una cosa metaforica, ma un luogo che tutti possiamo trovare, e non per forza qua, stamattina 7 novembre 2012, ma in qualunque posto vogliamo, nella maniera idonea. Non come si vive talvolta. Ma quando si vive male? Quando l'uomo stesso vuole vivere male. E allora, considerando questa cosa, potremmo vivere bene, se solo lo volessimo. Ma la nostra vita è stata condizionata da fattori che non erano quelli vitali, di vitale importanza, ma fattori di secondaria importanza che l'abbiamo rigirati come se fossero di primaria importanza, come fattori economici. Purtroppo ci hanno sedotto e ci hanno imprigionato, come si dice, in una gabbia dorata, ma è solo una gabbia, anche se è d'oro. Ecco il nostro lago.
mi faccio una passeggiata stamattina, però anche voi potreste farvi una bellissima passeggiata così, perché tutto il nostro mondo è pieno di posti così belli. È bene per chi ha il lavoro, però il tempo libero, e poi mai imprigionarsi appunto in cose di secondaria importanza ritenendole di primaria importanza. Così si vive, così è la cosa migliore. Guardate che bello il lago, togliamo un po' lo zoom, guardate che bello. Facciamo una visualizzazione senza zoom. Ed ora vi faccio un saluto. Ecco, Gennaro Gelmini con la sua consueta borsa, da Luino, provincia di Varese, in Italia, vi saluta. Questo è il paradiso che tutti vorremmo, ma ricordatevi, il paradiso può essere in ognuno di noi e in ogni luogo, basterebbe volerlo. Sentendoci tutti fratelli, così sarebbe la nostra vita. E tutto si può fare, tutto si può portare avanti, basta avere quella concezione di fraternità che ci porta a ogni condizione buona, ogni condizione bella, ogni condizione paradisiaca, ovunque. Arrivederci alla prossima, 7 novembre 2012, da Gennaro Gelmini. Questo è un albero monumentale di rododendro, situato al Palazzo della Comunità Montana Valli del Luinese, presso Luino, in provincia di Varese, Italia. Questo è un altro albero monumentale, una quercia, oggi è 7 novembre 2012, quindi le foglie stanno per cadere tutte. E di là ancora la città di Luino con i monti. Questa particolare zigrinatura della quercia che vedete ci fa capire che non era selvatica, ma innestata sul selvatico. Allegoria del bene, carrello del supermercato abbandonato e albero d'olivo.
piantate alberi da frutta nei vostri giardini. La più piccola barchetta mai vista, fatta con uno scontrino fiscale. Le cose belle non vanno lasciate, ma continuate in perpetuo. Ancora. Vi lascio con questo bellissimo panorama, ma che in ognuno di noi rimanga perpetuamente il ricordo e siano fatte le azioni più belle che si compiano nella vita. Bello, bellissimo, eccezionale luogo. Mai andare di fretta come sto andando io, che tra 5 minuti ho l'autobus, il pullman per Varese. Arrivederci, alla prossima!